ascoltato è quello originale scritto da Pierino e che ancora oggi piace ed emoziona. Grazie Pierino. La moglie gelosa è il titolo della prossima scenetta interpretato da Loredana Capusso, Enzo Longo e Anna Rao. Signore e signori, la moglie gelosa. La mia zucchina, la mia insalatina, la mia carciofina! Mio grande e unico amore, se il mio cuore potesse parlare ed esprimere tutta la passione che provo per te, lo ascolterebbero anche gli australiani. E se anche il mio potesse parlare invece, lo ascolterebbero tutti gli americani. Sì, noi siamo cosmopoliti, proprio come il mio amore, cosmico. Come il mio, come sei bello, Gelsomina, Panzerottino, anzi, pizza mia, come sei buono, anzi, buona. Certo che ti amo. Tanto, tanto, tanto. Tanto quanto il Monte Rosa. No, non mi basta. Tanto quanto il Monte Bianco. Di più di più. Di più? Sì, di più di più di più. E allora quanto è l'Everest? Sei contento adesso? Sì, amore, giochettino mio.
patatina mia, saporita pizza del mio cuore, ma perché piangi adesso? Perché piange? Certo, non capisco, ho detto qualcosa di male. No, non è male, ma è qua, e stai facendo qualcosa di male. E sarebbe? Ed anche la competenza di chiederlo. Da quanto tempo stiamo insieme? Da quanto tempo siamo amanti, vorrei dire. E si capisce? Se la memoria non mi inganna, saranno quasi 10 anni. Bravo, esattamente 10 anni. E sono 10 anni che io vivo a Roma. Oggi sono stanca, non ce la faccio più. Io devo stare sempre giorno e notte. Calma, non ti agitare, che fa male al fegato. Aggiusteremo la faccenda quanto prima. Sono anni che me lo prometti. Aggiusteremo la situazione. Vedrai che presto divorzerò da mia moglie. E cattiva figlia, non te la prendere. Vedrai che ce la faremo prima o poi. Siamo già. Mi dici sempre così. E poi? Ricordi 9 anni fa, quando mi dicevi per la prima volta? Quando mi chiesi per la prima volta di andare a vivere insieme, tu mi rispondesti, appena avrò avuto il divorzio da mia moglie. Però ora non posso, perché a mio suocero, che ha quasi 100 anni, potrebbe venire un infarto. Aspettiamo che muoia di vecchiaia naturalmente. E tuo suocero è morto in vecchiaia. Poi mi promettesti che avresti divorziato quando moriva tuo suocero. E tuo suocero è morto. Poi mi dicesti che avresti divorziato quando moriva tuo nonno, e tuo nonno è morto, lo sapevo ancora. E la ragione, cipollina mia, pizza del mio cuoricino, però adesso non posso far soffrire mia nonna, Quando mia nonna, allora realizzeremo il nostro progetto di divorziare mia moglie e andare finalmente a vivere insieme. Oh, io due volte sto cercando, non la metà di telefonerà. Guardatina mia, abbi un altro po' di pazienza e vedrai che tutto andrà a posto, dai. Pazienza, e fino ad ora che ho fatto? Santa pazienza, io voglio stare solo e sola con te, lo dici questo? Io non voglio incontrarmi con te con una clandestina, o meglio ancora una concubina. Io ti amo. Io ti voglio, io ti desidero, io ti voglio usare tutto per me. Forse tutti non mio. Sì, sono gelosa di tua moglie. Di mia moglie? Non esagerare, geloso perché la mamma vuole. Sono 10 anni che non la so più, è brutta come il debito. Che è meglio avere te pure che una mettiera come che la mamma vuole. Ma non sei mio, ha parlato a renderlo della circoscrizione. Ci vedo mia moglie! Sì, la tua moglie! Io sono sgramata finalmente. Io sono sgramata. Ridardo, panzerottina! Donna di malaffare! Faggianetto dei miei stivali! Peripatetica nazionale, anzi internazionale, papas, libidino, messalina da scappare, non so, cosa vuole da me, io lo amo, ma la quale, mangia a me, pizza mia, patatina del mio cuore, tra le caterina pizza. Oh! Anzi, è a proposito di patatine, chiamami una cosa, che stasera sai com'è, facciamo una pizza di patate, facciamo le patate, è buone, eh? E chiamami, chiamami, anzi, pizza è considerato. Che si dice che da frusco, che io sono a papon, faceva come dice il proverbio, la femmina che la madonna, e la maschio, il papon. Pizzo frigato! Allora, insomma, siamo arrivati alla fine di questa prima parte dello spettacolo.
La regia in questo momento ci regalerà uno stornello palesino di Pierino Palaciano, è adattata dal fratello Franco, è interpretata da Vito, Anna e Marta. Stornellata palesina. Non so se c'è, se non trovo.
Signore e signori, stiamo per raggiungere il momento clou della serata. Infatti, eccoci pronti a divertirci con l'ultima performance dello spettacolo che l'Associazione Culturale Teatrale Il Titolo ci offre per questa sera. Interpretata da Ciccio Falasciano, Michele Maiorano, Marilena Signorile, Vito Amati, Stella Rave, Lucia Lomazzo, Giuseppe Pantaleo, Anna Rao, Maurizio Lomazzo ed Enzo Longo, signore e signori, ci prepariamo ad assistere a Aspetta Ciuccellino. E adesso faremo una pausa per dare la possibilità agli attori di preparare la scena. A tra poco. Un momento di pausa. Mezz'oretta. E cosa aveva fatto a sentire? Per spicciarmi che era mezz'oretta?
un bel arco di Natale. Mai, un arco di Natale, perché se ne è un vecchio presepe. Mai e poi mai, vale no. Come sei? Un presepe è un'antica tradizione di famiglia che si perde nei tempi della notte. Nella notte dei tempi? E un spesso, se la scurità sgrappa. Un facevo, un lungo, un si è fatto sempre di generazione in generazione sin dal 720 avanti Cristo. Ma e tu che buon proprio lei che è rotta la tradizione. E se va invece fare comunque sempre faceva un uomo. Era un'opera d'arte. Tu facevi, dicevo fa che la monarchia, che mo chiamo, caminetto, fin dall'unica camera a pian terreno, che mo chiamo, monovano o monolocale. Allora sempre la ci mette niente, una sorta di ceppone d'arda voi, che gli truppi alla cera, vedete, come a briceve, e del calore tutta la notte. E alle sette, tutta a mangiare, la linguina con baccanà, un capettone e le cozze pelose. Oh, venivano la parente di nonno, che chiamiva la via da casa. Non da seba, la tarada, il petto, il sassanid, tutte le dolcette. Si mangiava e si beveva, o a tanto, che non si direbbe, ma a tanto, io ero giovane, assevo gran morte, e mi metteva a ballare un box rock della mazzurra. A mezzanotte poi facevo nascere un bambino, e le più minuti, chi piacevano la scuola, diceva nella poesia. Ma la donna, e tu come sei? Beh, Giovanni, chi se ti non fai altro che ripeto sempre la stessa storia. E sono 30 anni che si sono sposati. Ah, va! Ma no, Marina, non ti sei la bianca. Non ti sei la bianca, peraltro, tra poco diventerai la moglie di un uomo importante. E la moglie di un uomo importante non si arrabbia mai. Sì, sa dire che sti chiacchiere, sono 10 anni che avete cenno. Maria Antonia, fra poco diventerai la moglie di un uomo importante e questo fra poco non arriva mai, mai. Ma ci siamo, Maria, ci siamo! Non ci sono più dubbi, sto ad aspettare Don Gigi Bubù, che mi ha dato una notizia quasi sicura. Ci siamo, Maria, ci siamo, come dice il proverbio. Tanto piove che tu vai. Tanto tua no che piove! Lo stesso, ma non pure sempre una Comunque, un bell'arco di Natale. E dale che sto un cazzo, ma non la dà! Tu so di! No, in da che sa che sono grande, non c'è! No, sto così. E poi, la tradizione non si deve interrompere, ci sono ciuse da come vecchiare in lontane. A te! Ma ci è vecchiare qua! Cassi la tua canzone che non so parato! Non me la cianto! A me mette a crash lo figlio! Che aveva tanto le pulce! Così! Sì! Cantare! Sai, pensi tu che chiami Giovanni? Sono di specchiare affettosamente, ma tu non ce ne si specchinasse. Ma tu non parlare, io non sono né specchiarina né specchinasse. E ci sì, sono una persona, diciamo, adultera. Buonanotte, buonanotte, sono accacchiati due puristi palesini dell'Accademia della Crusca. Ma a proposito, facci tu uscire della caniglia regatina, perché tu frusti da ieri sera che stanno di scione. Non si scherza! La professoressa di Angelina, prego! Buongiorno professoressa, prego! Passavo di qua e mi sono detta, accompagno Angelina a casa
E approfitto per salutare il zio Giovanni e la signora Maria Antonia. Ah, mi fate voi, se la mia sorella, non fate voi. Ma no, no, io la sento la mia sorella. No, no, grazie. No. Non mi disturbate, resto solo un minuto, eh. Signore, allora, io, se non mai essere di Angelina, e la porta, ma la scuola, ci sa più fare. Sta parendo a fare il punto, stia ancora lo bastoncino. Papà, la signora non è maestri, è professoressa! Esatto! E ciò vuol dire? Vuol dire che non venga alla scuola elementare, ma alla scuola fattizia. Papà, la signora è professoressa di liceo. Ma la porta ci sa più fare. Angelina, ma diglielo tu! Equazioni di secondo grado, complete, pure e spurie, sistemi risolvibili con le formule di Wolff, problemi di geometria con applicazioni ed intuizioni algebriche, nonché più vari complessi esercizi di geometria analitica. Sei! Ma lo posso aggiungere, non lo faccio! La devozione, la devozione obbligge da fare questa cosa, è giusto. Non invece di salire, c'è un sciocimil che sta in casa. Come per l'erba di Natale, sarà sé. No, la tradizione, sempre la tradizione, va rispettata. Come che ho piaciuto una professoressa? È questione di devozione e di tradizione. È didattica di costruzione. Signore, per sempre mi ha chiamato ingegnere o l'architetto. Vabbè, io tolgo il disturbo. Se posso, passo più tardi. Comunque, se non ci vediamo, buona data a tutti. Arrivederci. Buona data. Mi accompagno, mi accompagno. Me ne vado nella mia stanza e mi rifatto il concetto di imperativo categorico di Manuel Kant per le cause prossime alle monte della rivoluzione francese. Ciao. Ma va a fare la rivoluzione, come lo è? A un punto stiuca sempre, ma beh, così per me. Ma perché? Quando manca una ciambata da terra con una tuta, oh, fatto una lagotta. Ma la comanda, l'arma, la chiesa, cade, ma passa il signo. Cioè, ci vede la vita la pericolena, ma è vero. La chiesa, ma passa il signo, so te. Non presenti per darmi di marzo, perdi di prestigio. Papà, non faccio così, non si può c'è più, non si parla di tutto il mio occhio, perché hanno fatto gli stabilimenti industriali. Sì, a me mi piace. Che le donne da terra cadrebbe tra palese e sotto spinte. Mo' che le clopiste, mo' che la sedici fisi, mo' che zittente, mo' che stavano vinte. Monca le cooperate in la scuola distrugge me la pelle. Eh sì, ma dice che mi scende ad andare pur torna prendere, che ha del fastidio alle romane. Sì, insomma, l'agricoltura, la lavoro, la gente qua. Ma qua l'agricoltura, no, no, ma qua l'agricoltura. Allora che l'agricoltura ma c'è la zap, la c'è, guarda, la passata. Oh, no, no, adesso si progredisce con la tecnica industriale! Ma scuola è inutile che ci ricomincio a correre! Dove che erano andati ancora con i segni dell'erba faccia il sir? L'erba faccia il sir? No, no, faccia sta sir! Io ci cos'è? Se faccio con l'erba sintetica! Bravo! Tu ciò! Ma che ci Pasquale, ma non senti Pasquale? Ma cosa la fate? Che la fate? Beh, no, non è sicuro. Che la senti a vasca? No, se lei trova amici. Ma si cade, cioè? Si ha sentito Pasquale? Questo è il vino. E sentite, compro sempre, ci avevo messo l'erba scheletra. Erba prodotta dalle industrie per fiorami, decorazioni, succhiamenti di commercio e di rappresentanza, di servizio e di ogni altro genere di ornamento. Ah, è tutto
disposta, ma come lo sei? Sono Lecce dell'università, studia informatica! Informatica? Ma non porca a castello informatico, tu da un po'! Ma io ho presente l'erba, la cosa scritta Cristo. E tanto che lo scresce a bacio al sino, e la più meglio tu, se provi tanto che ci vuole a mezzo un po' senso, capisci? Tonina va a partecipare a un concorso di poesia dialettale organizzato dalla Proloco! Va a presentare tre poesie. Gli ultimi è Grande Invernacolo e l'altro in lingua palesina. Ma che la poesia, ma come siete a scrivere la cosa? Mamma! Toni, c'è successo, Ma la prima poesia la sono perduta, ma dimmi, c'è bella! Bravo, c'è bravo con figli, chiudi la mesa che sei sempre a scrivere! Ma... Non una, è Angelina? No, è Fornone di Angelina, compi e stravecchi! Angelina tu dà stai a cantare con Manuela e poi di una lettera non capisci. Ma io voglio che non è Angelina, butta la stampa, se te la puoi siamo! Sono un poeta! Ma ha ragione, vuole l'applauso e il conforto del pubblico familiare. Vabbè Tony, non ti si preoccupare, non lo cagliamo, sta pure io. No, stiamo a perdere tempo. Ho fatto che non esce un po' presente. Sto che aspettando un ciccio con voi, che mi vado uscire la notizia quasi sicura, ma vado solo in un problema grosso a sé. E di che si tratta, papà? E di che si tratta? Per caso, tu condono per la torretta che ti facesse poi da messo nel collo di Docurtic senza la licenza di inizio, purtacchio! Pasquale, qualche volta me l'hai stata mandata. Ma tu, ad occa, sei figlio a me! Ma perché non è stato? Sempre nuova! Per la torretta che non ci siamo più! Ma io ce ne saccio! Sì, tu non sei nemmeno, tu cambi d'aria, nel ambiente socio-politico e culturale, con l'assessore è l'onorevole non ti preoccupare, ma quando tu invece non ti preoccupare è un pece spesso che è proprio tanto che fai la comunità grande. Papà intanto l'onorevole a me non lo so sta mai, ma promesso di YouTube un posto dalla bank a breve ma intanto sono sei stanca che ti ha fatto questa promessa, a me ma per proprio che ti stia portando a me a me. Beh, la vuoi sì, Trasi, non, Trasi, è pure tu, Trasi, Ma se tu la vuoi sì? Trasi, io non piace, una volta male. Trasi, Trasi, sul posto, non Va bene, allora. Don Ciccipopo! Ma se sei venuta qua a fare che stai arrivando Don Ciccipopo! Beh, allora aspettavo un po' Don Ciccipopo! Ma se la sei pulita questa! E vai! E poi pure Don Ciccipopo! E c'è una in mezzo alla casa! Che se la sei pure male! Ma io molto ti sono pensato! Oh! E c'è una bella perca con Ciccipopo! Ma mi sto chiamando a sé Don Ciccia, quando me ne do! C'è sempre questo soprannome! E con il menù, te ne va a faccia di un bulldozer! Guai! Non si sta sentendo a pronunciare una zanina a farmi il nome! Se si no, no, c'è pure una sapete che ha un bubù! Un frutto di tamaggio! Ma ho spesso a destra poi si Va bene. Prima però vi fa una piccola premessa. Questa poesia che è il risultato di 9 mesi di studio matto e disperatissimo non appartiene a nessuna corrente letteraria contemporanea. È una novità nella forma e nella sostanza. Insomma,
Ma ieri sto cercando di descrivere una sensazione, di materializzare un'idea, di circoscrivere l'infinito in un concetto e un concetto in un poema, in un rapporto paritario e apologetico tra versi e verseggiatore, tra testo e autore, tra creatura e creatore. C'è bravo, cosa dici? C'è bravo! Che brava da te! È bravo! Creiamo l'atmosfera. Allora, una luce meno intensa. Ecco, perfetto, più soffusa, più intima. Sì. Bravo, e tu Francia, mi raccomando, una musica di accompagnamento soave e romantica, soave e romantica. Sì, va bene. Titolo della poesia: Quattore du train. Quattore du train. Un treno passa e adora da tren, come adora un tren. Un fatto con due giubbetti, lascia pure sì, te lo lasci copiare. Scusata, come fai a dire che Catoni, che è la poesia di quando è venuta, però ha scritto che un significato di un picco di verso, però è tale quale che è cadito motore. Beh, se dico che sa, è spicciato, che va bene a vita. Va, al fuoco, creiamo la stratosfera. Adesso è più confuso. Adesso e tu, perché? Dite la musica sotto fuoco. No, mai dare i soldi ai poveri, sarebbero sciupati. Loro non li conoscono,
conoscono il vero valore dei soldi e pertanto sanno come utilizzarli. Mai dare soldi ai poveri. Potrebbero diventare ricchi e perdere la propria identità. Il risultato sarebbe stravolgente e pericoloso per l'intera società. Ciao! Pasqualino, tua sorella è una ragazza sorprendente. È una vera filosofa. Ah, perché ascolta me! Ma lo stesso la cosa.
cosa non la vedo sincera. E mi venite a parlare pacente. Mando voi via, valuta la pacenza nostra. Tobia, comandante, Tobia. Io stesso, sempre di trapassato si tratta. Ma aspetta, mi segui le forti, che ha scritto per me si ha che tanto ostacolo, tanto difficoltà. Fino alla settimana passata, pare, che per mani soltanto in cinque, che non è ancora cavalito. Mo, invece, a parte anche che ha fatto la prima guerra mondiale, come ha fatto cavaliere di Vittorio a me è messo di fine, cavalieri del lavoro. E a Coletto per lui, dopo 15 anni di cassa integrazione, hanno fatto cavaliere al merito della disoccupazione. Capo, che danno ci non ne manca la cavata, io ho detto il granuro. E allora, a te avevo una fava, bulacchio. Bulacchio. A Palesco, sono tutti cavalieri, mi esci di la giornata. E tu ti sciagurati da Bastiani, mi aiutate. Cavolo, la fatica più me che l'amici che ha dato la età, ci avesse senduto a me e ti avesse affidato a chi? Quanto partita, non è vera! Come Maradona, ci vuoi decimo? Non incominciamo con l'insinuazione per piacere, eh? E che caso dico, dico, tutti i pettini vengono al nodo! Tutti i nodi vengono al pettine! Io stesso, sempre dopo d'occhi si tratta! Era vera, muovi il macchiato, l'onorevole non ti preoccupare. A ditta Pasquale, fa la banda, non sei più nudo da fa, a nascondo la luna, e fa. Ah, tu avvertiti, che in codolore ci stiamo portando a bel gambero, poi c'è la tempo che si mise per l'aumento. Ma dove sto a proteggere lo zero? A quando te l'avevo l'orificenza di cavalliere, A quando avevo farci da commentatore, gran ufficiale! L'assessore dormiente, l'onorevole, non ti preoccupare, uragionira palombella, il ministro Trifone, Don Ciccio. Ma Radò, e da noi è poco sbombo, ci c'è da quando offende, no? Bella Rò, breghiur matricola, e voi, ci pensite, state problemi, vostra non lo so, bravo, state frisca. Aspetta ciuccio mica, ma arriva la paglia nuova. Ah, da vita da favù, a vita capisciuta. In da questo mondo oramai vige un unico principio morale, un'unica legge. Grid, grid, ognuno pensa per ieri. La prossima volta, amparate! È vero, lo dice pure il saggio cinese Xin Lan Mei. Chi vuole vada, chi non vuole resti a casa. Papà! Ma sto parlando a poesia! Sto parlando a poesia! Ma bellissimo! Ma che bella poesia che sono fatta! La poesia della natà, e non è subito che ci ho. Oh, te vuoi che ci vuoi buste! Non c'è un figlio! È corta per me! E così non vedi che ti dici da sta casa, fammi trovare il buono pure ci faccio una tosmo! Vieni un po' qui! Tony, Cruz, non è proprio il momento di lasciare poesia! Sto cantando poesia da casa! Ora scegli di genere come non riesco! Ma, papà! Ma se sono tutti che non vanno a sentire la poesia a me! E non vanno a sentire la poesia a me! E qui? E tu ci avevo messo la sentenza della morte della sede un disco della cavalleria rustica. Torino, calma, ha ragione mamma, dì la poesia, su. No, dì, e voi
Stato vicino tutto quanto. Ah, il tempo sentita pure io. Prego, sì, prego, accomodatevi, sì, professoressa, sì. Capitate come il calcio sui maccheroni. Allora, va bene, prima però io fa una piccola premessa. Dunque, questa poesia è il risultato. Oh, tu sapi! Ma sapi! Al po' solo! E tu una poesia di carattere politico. Dunque, il titolo: dopo le elezioni europee, i partiti politici italiani hanno specchio impietoso del responso delle urne. Uscuda sa va bacca, la falce sa scagnar, ugarefana sa scar, la fiamma sa statata e un popolo italiano sa salvata. Sebastiano Mangiaceci, di professione straniere. Ma è tutto in regola, è proprio ufficiale. Ma pare giusto, del resto, Bastiano, stai da mattina alla sera in dalla stata clamosa. Ma non lo cucavate! E c'è vuol dire, io stesso, sempre grazie ai qui, a se tratta. Come se ne rompi, Bastiano? No, patro Giovanni, ma la vecchia vecchia, Bastiano. Che cavalier, Bastiano! Bravo! Bravo! Ma vedi cosa ti dicono dei cavalieri? Ci si può esprimere? Monsieur, quattro giorni, monsieur! Come, monsieur? A qualche aiuto se ci dovrà comandare, dì, ci si sciù! Ma monsieur, va bene! Vediamo, c'è accanto a lui! Un sessivo con la levatrice? Un sessivo con la levatrice? Un sessivo con la levatrice? Buon fatto! Sospesa, sempre spegne un fondo, si tratta! Non fustiti né seccati! Niente, segue nella cartolina, per partecipare a un convosco. Tu uccide, dite, le cavaliere a sorteggio. Vediamo. Vedete la cartolina a nome? E voi, tu per capote! Ma tu qua! Sono un cavallino! Ma tu un cavallino! Bravo, 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 bravo! Venite tutti a casa, fa vedere! Ma fa andare bene, ma tu qua! E già! Sono l'unico palesi che non c'è ancora cavallino. E fondo in fondo, pure questo che è un record. Io ci mangio questo immenso, padre, questo benedetto tizio. Te la ragione mi chiede, ci te fide dell'altro. Aspetta, giungi me, che mi arriva a pagare la roba. Aspetti, Ciuccimento, aspetti, tu stai a posto, ti puoi vedere, caco un bambino, che è l'unico, che una volta quando, un 25 dicembre, puntuale, arriva da lei. Applausi.
anche perché ci avete fatto trascorrere un paio di ore davvero spensierate, in allegria, siamo stati bene, anche noi dietro le quinte ci siamo molto divertiti. Grazie a tutti, un applauso ancora. Allora insomma, signore e signori, non possiamo chiudere la serata senza aver prima ringraziato chi ha lavorato dietro le quinte, rendendo questo spettacolo ancora più bello. Un grazie coadiuvato dal nostro sentito applauso va ai tecnici di scena. Ringraziamo Giuseppe Paraciano e Gino Micunco. Un applauso a Francesco Cirella per le musiche e al tecnico luci e audio Alfonso La Calamita. Grazie. Applausi anche allo scenografo Simone Salamita. Bravi tutti. E non possiamo, Danilo, dimenticare i collaboratori esterni che ci hanno supportato e sopportato. Quindi un grazie va a Franco Scanni e Gioacchino Ruggero. A Rosa, Iacobacchi e Peppino Longo. La famiglia Lomazzo e Mimmo Chieppa. La droghieria del nostro Pinto e l'edicola Petruzzelli. Per le riprese, David Pignatelli. Grazie a tutti. Bene, ora io inviterei qui sul palco con noi gli attori dello spettacolo. Antonio Lomazzo. Dino Salamida. Loredana Capurso. Giuseppe Pantaleo. Stella Laver. Grazia Fiorentino. Lucia Lomazzo. Michele Maiorano. Enzo Longo. La simpaticissima Anna Rao. Il bravissimo Maurizio Lomazzo. E che dire, Marilena Signorile. La bravissima Marta Pantaleo. Vito Amati. Ed ora il nostro attore, coautore, regista dello spettacolo, signore e signori, Franco Paraciano! Vorrei ringraziare anch'io qualcuno, e in primis i due simpaticissimi e bravissimi presentatori, Danilo Famiglia e Sonia Saratto, l'avvenente Sonia Saratto, brava e bella. Un grande ringraziamento a Don Angelo Lago Nigro che ci ha dato l'opportunità di realizzare questo nostro spettacolo. Dovete sapere che questo è l'unico teatro di Parese e che fu costruito da Don Ignazio Fraccaglieri, che è scomparso qualche anno fa. Un applauso a Don Ignazio. Vorrei anche ringraziare il coautore, mio fratello Pierino Paraciano, che di lassù ci sta guardando. E dulcis in fundo non mi resta che ringraziare voi, gentili spettatori, di cui noi siamo umili servitori. Alla prossima! Buonanotte a tutti!
Grazie, scusa, un momento, Franco, potremmo ritornare un attimo tutti insieme lo stornello, la canzone che mi è piaciuta particolarmente, ha scritto Ciucciami, cantiamolo tutti insieme, dai. Paga da me ne c'ho paga di più. Morca me però sarti città, se c'è non paga la vita, la vita. Poi il ministro incazzato di brutto dice la tassa la va paga tutta. Aspite giungiami, aspite giungiami. Aspite giungiami la paga nuova mamma mia. Aspite giungiami, aspite giungiami. Aspite giungiami la paga nuova mamma mia. Grazie a tutti.